Okay. You get it? Did you get it? Did you horse. Get it? Horse, long face. Because of the long face? It's a long horse. It's a long horse. Did you get it? Long face. Hey, you know, I've been doing this for 1 year, so I've got to give you some advice. No, veramente, io i pedofili non li capisco. Però vorrei sottolineare, forse ho detto delle cose che potrebbero disturbare qualcuno, quindi precisiamo, sto scherzando, la pedofilia è una cosa orribile e i pedofili sono persone da condannare senza se e senza ma. Perché dai, i bambini sono chiaramente dei pessimi partner. Grazie. L'autocensura esiste? L'autocensura esiste e in Italia esiste tantissimo, perché proprio, non lo so, ce lo mettono in testa, ci fanno il lavaggio del cervello, perché non, raramente abbiamo delle forti censure esterne, però ci fermiamo da soli. Poi vabbè, io non mi sono mai fermata da sola, ho sempre avuto un'allergia nei confronti della censura e anche dell'autocensura. Però è un problema che vedo in tantissimi comici, proprio che magari hanno una battuta brillante ma si fermano, no, questo potrebbe offendere di qua, potrebbe offendere di là. Sì. In realtà a volte si offendono le persone, non muore nessuno, bisogna imparare a andare oltre. E a questo punto mi viene da dire, cioè, se non vi rompete i coglioni per cercare di cambiare le cose, perdete automaticamente il vostro diritto a lamentarvi. E questa cosa so che non mi piace, questa cosa, però effettivamente vi sto insultando in questo momento. Insomma, è quello la direzione in cui vira il pezzo, insomma, è così. E mentre parlo così cerco anche di ricordarmi come prosegue, peraltro. Mi piace il fatto di fare il comico perché a un chirurgo quando non si ricorda della milza non gli fanno l'applauso. Benissimo, allora diciamo che ho capito il mio personaggio, che poi in realtà è quello che sono nella vita, attorno ai 23-24 anni, nel senso che vai, prima facevo il comico sicuramente per uscire dalla timidezza e per nascondere magari anche degli altri difetti, se vogliamo. Però a 23-24 anni mi sono reso conto che di quei difetti potevo invece riderne e superarli con la comicità. Cioè parlarne tranquillamente del pubblico su cose che a me magari sembravano gravi e che poi ridendoci sopra non lo erano poi così tanto ed anzi mi danno continuo materiale. Insomma, tantissimi comici ridono delle proprie disgrazie. No, voi sicuramente avrete studiato oppure già studiate personaggi storici, filosofi, matematici, persone che hanno fatto qualcosa nella vita. Ma sinceramente, secondo voi, vi fanno del bene? Nel senso, vi fidate di queste persone? Uno risponde sì o no per tutti? Sì, dai. Sì, dai. Ebbene no! Vi spiego il perché. Perché gli studiosi sono solo i pervertiti che vogliono invadere le vostre fantasie sessuali. Aristotele, Brad Pitt e Sasha Grey hanno molto in comune, perché tutti loro fanno parte del nostro immaginario collettivo. Nel nostro immaginario cosa ci sono? Le fantasie porche? O no? A me piace molto il surrealismo, dato che sono davvero dissociate e disagianti anche nella vita reale, cerco di portare questo anche sul palco. E anche per essere più sincera nei confronti del pubblico e di me stessa, mi piace portare i miei difetti e le mie esperienze sul palco, in quanto penso che se ho passato una determinata esperienza e dopo ne faccio un monologo, forse non l'ho vissuta in vano, o forse è un modo troppo positivo di vedere la cosa, ma mi piace pensarla così. Guarda, io sto provando a farlo sempre di più, ho lavorato tanto per interagire con il pubblico e per cercare sempre di tirarlo in mezzo nei miei monologhi, nei miei spettacoli. È una cosa che diverte il pubblico, ma diverte tantissimo anche me, perché si instaura veramente un rapporto di amicizia e di confidenza tra me e lo spettatore e gli spettatori. È una cosa questa che mi piace molto. Allora, partiamo da vivere con i genitori, no?
penso che nessuno qua abbia più coi genitori, giusto? Qua dal pubblico, quantomeno. Tu vivi coi genitori? Mi fa molto piacere perché finché vivi coi tuoi è una gran figata. Ma cazzo, hai chi lava per te, hai chi cucina per te, chi stira per te, addirittura hai chi lavora al posto tuo. Se i tuoi genitori sono neri, puoi dire di possedere degli schiavi. Ovviamente quando... Il prossimo comico è bravo, è veramente bravo, ragazzi, mi piace tantissimo, lo dico, è un po' la nostra rarità. Lo teniamo in fondo perché forse è il più bravo di tutti quelli che abbiamo. Pensate che addirittura lo facciamo presentare. Quindi... Allora, io non esco molto. Tu privilegi un po' le aspettative del pubblico, i loro limiti, oppure sempre la tua libertà espressiva? Sempre assolutamente la mia libertà espressiva. Io ho notato che... Ma va, no, assolutamente, se no non farei sta roba. Io ho visto che molte delle persone hanno un po' paura a esprimersi, cioè ha paura a disegnare, a ballare, a cantare, a recitare, a fare l'oratore in pubblico o cose del genere. Quindi per il semplice fatto che tu lo fai, già un pochino hai vinto. Se poi tiri fuori tutte le robe che tu pensi da solo e che secondo te, se tu dicessi agli altri, gli altri ti guarderebbero male, allora fondamentalmente stai facendo questa roba che potremmo dire la stand-up comedy. La famiglia tradizionale. Una donna, un uomo e un bambino. Il Family Day è fatto per proteggere i bambini. Però se ci pensate bene, un bambino non direbbe mai genitore naturale, frocio, trans o cose del genere. Cioè, i bambini vedono ancora il mondo con quegli occhi incantati di chi sa già che dopo aver cagato gli verrà pulito il culo. È un'altra prospettiva di vita, se ci pensate. No, perché secondo te non lo so, è qualcosa che è vicino alla matematica. Sì. È il tuo cervello a cui io do il 95% della roba, lui ci mette il 5% e quindi si sente felicissimo. Perché ha detto lui la cazzata, in effetti. Io ti ho dato l'input. Sì, esatto. Ma soprattutto nella scala di valori di un bambino, se sei una merda, cioè se proprio non conti un cazzo di niente, sei l'ovino. Cioè, mamma! Ma chi è quel signore con quella strana macchina arancione a tre ruote? Oh no, amore, quello è l'omino dell'acqua. Ah. Ma chi è quello strano signore vestito di bianco che strapalla una finestra? Quello è l'omino della messa, amore. Ah. Il Family Day. Dai. Mi voglio dire tanto bene. Modelli più alti, cioè quelli senza i quali la stand-up comedy non avrebbe fatto senso. Beh, George Carlin penso innanzitutto. A George Carlin, che considero il più grande comico, il più grande stand-up comedian di sempre. George Carlin, per me George Carlin è il numero uno, è imbattibile, non me ne frega un cazzo di quello che dicono gli altri, George Carlin, ok. Sono più totale, i punti che si possono attaccare, ed Izzard, per la capacità di passare da un personaggio all'altro nei 10 secondi. Ma soprattutto nell'umorismo di Woody Allen mi sono molto riconosciuto, quindi ho iniziato veramente a seguirlo tanto e a imparare tanto da lui. Bah, Gheddafi. È un po' nel mondo dello spettacolo il mio punto di riferimento è Gheddafi. Cioè quello che quando arriva lui tu non guardi nessun altro. Vorrei essere così. E quanto ti esempli su Gheddafi? Beh, un po'. A Carnevale io mi travesto, mi faccio crescere il pizzettino, mi metto gli occhiali da sole e sembro Gheddafi un sacco. Mi diverto da morire. Però vado in giro e mi conoscono solo i libici e gli egiziani. Nessun altro sa che sono Gheddafi. Grazie a te.